Ho ricoperto per alcuni anni, sei precisamente, l'incarico di presidente della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, che riunisce tutti i settimanali diocesani d'Italia, di sono circa 150. Ho potuto rendermi conto effettivamente dell'importanza e del valore che hanno strumenti come questo, perché sono settimanali legati al territorio, cioè con uno stretto legame alla realtà in cui si vive, ma non territorio visto diciamo così come campanile, no? che uno ha il suo campanile per cui ecco, esclude tutto il resto, ma sempre in un orizzonte ecclesiale, perché sono settimanali del territorio, però settimanali cattolici, quindi con un orizzonte vasto come l'orizzonte di tutta la Chiesa. È questa duplice valenza nel settimanale cattolico che secondo me lo ha reso per moltissimi anni uno strumento prezioso, uno strumento prezioso per le comunità cristiane che avevano qualche cosa da dire ma non trovavano gli strumenti adatti. Io mi ricordo di aver fatto un convegno per esempio a Treviso, il Veneto è stato molto fertile di queste cose, in cui il settimanale veniva definito il giornale delle stalle, perché andavano nelle stalle che erano il luogo più caldo della casa d'inverno, e uno uf, sapeva leggere, leggeva in settimanale, in modo che l'ascoltassero tutti, e tutti potessero capire quali erano i problemi, com'era la posizione, in qualche modo, della comunità cristiana. Non era... Eh, settimanali cattolici nel senso che fossero voci ufficiali del vescovo, no, erano voci dei cattolici di quella diocesi, i quali si associavano, fondavano uno strumento di questo tipo, ci sono stati dei preti come Sonzini che l'hanno fatto anche altrove. E questo strumento però serviva anche la diocesi, ma non essendone per niente l'organo ufficiale, quindi non era il vescovo direttamente responsabile, sebbene fosse in profonda sintonia evidentemente col vescovo. Ecco, quindi è uno strumento direi molto interessante da questo punto di vista. Eh, sì, io non lo so, ecco, io sono un po' legato alla vecchia scuola, lo dico sinceramente, non lo so se strumenti tipo queste, questi che girano adesso, eh, Facebook, Twitter, eccetera, siano proprio il massimo. Perché il, il settimanale, comunque, strumenti come questo avevano il pregio di essere molto legati alla comunità. E invece, qui eh, questi messaggi che arrivano non si sa bene dove eh, mi sembrano favorire un atteggiamento un po' individualistico e, anoni e anonimo. Dobbiamo interrogarci eh, oggi se effettivamente siano adeguate questi strumenti che abbiamo a disposizione a quelli che sono i nostri bisogni effettivi. Cioè, voglio dire. Eh, Insomma, io sono stato poi anche responsabile dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Milano, mentre facevo quello io mi sono sempre battuto per una educazione ai media, perché secondo me oggi come oggi non c'è mica tante altre vie d'uscita, cioè noi non possiamo fare i roghi di... Eh, di, di computer, di telefonini o di televisori in mezzo alla strada, insomma, non, non avrebbe futuro e non sarebbe neanche educativo una cosa di questo genere. Però dovremmo riuscire a far capire alla gente eh, un uso responsabile e corretto di questi strumenti ed è quella la difficoltà secondo me.